nuova classifica di Best Of! E oggi voglio farvi vedere i 10 migliori giochi della miglior concorrente del Mega Drive, che era il Super Nintendo! Il Mega Drive, sapete, dominava il mercato dei videogiochi grazie anche a un'ottima concorrente, il Super Nintendo, che anche qui sono usciti tanti di quei bei capolavori, e metterne soltanto 10 non è stato semplice. Alla posizione 10 abbiamo Block, Platform, uscito nel 1993, che era simpatico, divertente, disegnato proprio come un cartone animato, peccato soltanto che non è stato giustamente considerato dal pubblico. Peccato perché, secondo me, meritava molto di più. Poi alla posizione 9 abbiamo F-Zero. Questo è il primo capitolo della celebre serie corsistica futuristica che ha ispirato Wipeout su PlayStation. Se lo notate, questo è il primo gioco che sfrutta il chip Super FX e il suo mod 7, e sa essere divertente, veloce e adrenalinico come pochi. Alla posizione 8 ci ho messo un capitolo di Castlevania. Ne sono stati rilasciati 3 su questa console, ma vi ho presentato il 4, che sarebbe il primo della serie portato su Super Nintendo, che è un remake del primo che non è neanche venuto male, con una colonna sonora pazzesca, un gameplay veramente immortale e una giocabilità praticamente difficile e infinita. Peccato che l'hanno un po' censurato, togliendo il sangue, ma chi se ne frega. Alla posizione 7 c'è Sparkster. Questo è il seguito del primo Rocket Knight Adventure uscito esclusivamente per Mega Drive. Lo Sparkster c'è anche addirittura per Mega Drive, ma qua su Super Nintendo ha un gameplay un po' diverso. Ha una grafica migliorata, forse un pochino più lento rispetto alla versione per Mega Drive, ma sa essere molto divertente. Alla prossima posizione c'è Zelda Link to the Past. Questo è il più famoso capitolo della serie di Zelda portato su Super Nintendo, che sa essere lungo, divertente, difficile e bello stronzo anche. Peccato soltanto che forse ha oscurato un po' altri RPG che erano stati rilasciati su questa console, ma ve ne parlerò più avanti. E alla prossima c'è Killer Instinct! Killer Instinct, lo conoscete tutti il cabinato originale, che era una sorta di clone di Mortal Kombat super potenziato. E invece questa versione per Super Nintendo è sì una conversione, ma vi siete mai chiesti come sono usciti a portare quel gioco da sala giochi su Super Nintendo? Semplice, creando una cartuccia che poteva contenere più dati possibile, e l'hanno strozzato certo, ma hanno mantenuto tutto il feeling dell'originale, che qui c'è e come. Brava Nintendo! Alla prossima c'è un titolo di Mega Man, il migliore della serie, Mega Man X. Questo è uno spin-off della serie ufficiale Mega Man, che su NES è arrivata fino all'episodio numero 7. E questo gioco riprende un po' quello che abbiamo visto negli episodi precedenti, solo che qua la giocabilità è stata modificata, resa più difficile, più varia e molto divertente, come nessuno. E alla prossima posizione c'è un episodio di Donkey Kong Country. Lo so, vi faccio vedere il primo, ma ce ne sono ben 3 di episodi. Il primo e il secondo sono i migliori in assoluto. Il terzo è un po' una cavolata. Ma del resto comunque la Rare qui è riuscita a creare un nuovo concetto del gioco platform, che sa essere vario certo, difficile e con una grafica che non è proprio 2D, neanche 3D. Sarebbe una grafica pre-renderizzata che simula gli ambienti tridimensionali. E questo è un gioco che molti vecchi e non se lo ricordano ancora, grazie anche alle ottime versioni per Super Nintendo. Alla prossima c'è Turtles in Time, un altro gioco dedicato alle tartarughe ninja. Questo gioco è un po' simile al terzo episodio che avevamo visto per NES, solo che qui avevamo una storia più accattivante, un gameplay ancora fresco e una grafica proprio da cartone animato, proprio come
Hyper Stone Ace, che era stato rilasciato anche un pochino prima per Mega Drive. E questo gioco sa appassionare chi ama i giochi hack and slash un po' tipo Ninja Gaiden. E alla posizione 1 abbiamo Star Fox, o Lylat Wars, o Starwing, come che vi pare. Questo gioco sarebbe il primo gioco della serie dedicato alla volpe Fox McCloud. E questo, badate bene, è un gioco tutto in 3D. Sì, tutto in 3D, tenuto dentro una cartuccia. E bisogna dire che, anche se è un 3D un po' vecchio, sa ancora mantenere tutto quel feeling e divertimento che abbiamo conosciuto negli shooter a scorrimento orizzontale o anche verticale. Peccato soltanto che in alcuni punti il gioco rallenta, ma che cosa volete pretendere? È una console a 16 bit, non è una PlayStation, ma siamo su livelli molto alti del Super Nintendo. E alla posizione 0 vi ho messo due giochi perché non è stato facile metterne uno solo. Vi ho messo Super Mario World 2 Yoshi's Island. È finalmente un altro gioco di Mario, è vero, ma tenete presente che forse molti si aspettavano Super Mario World. Sì, è bello, ma Yoshi's Island io temo che abbia qualcosa di più rispetto al primo gioco di Mario per Super Nintendo, perché dobbiamo guidare uno Yoshi, però c'è sempre Mario, dobbiamo evitare di perderlo, dobbiamo raccogliere più oggetti di una certa importanza, ed è disegnato come lo farebbe un bambino piccolo, e questo è quello che mi piace. E alla terza posizione abbiamo Chrono Trigger. Questo gioco è un altro RPG degno avversario di Zelda, e io lo ritengo superiore a Zelda. Il problema è che questo gioco non arrivò mai PAL qui per Super Nintendo, c'è solo NTSC e Jap. Qua da noi arrivò PAL soltanto con la versione per Game Boy Advance. Questo RPG bisogna dire che è molto più difficile, molto più vario nella storia, tra l'altro c'è la mano di Squaresoft. Insomma, spero vi sia piaciuta anche questa classifica e ci vediamo alla prossima, che sarà appunto dedicata al CDI. Ciao! Ready? No. Cool. No.